Antonio Riccio del Movimento 5 Stelle di Montebrandone, che ha organizzato un incontro con Fabio Conditi sui temi economici per la serata di venerdì, anche in vista poi delle amministrative di Montebrandone che si terranno la prossima primavera. Qual è il punto del Movimento 5 Stelle e come vi state muovendo per Montebrandone? Eccoci qui, sì, allora abbiamo proprio fatto questo evento per sensibilizzare un pochettino la popolazione di Montebrandone sull'argomento economia, che in questi periodi sui giornali e le TV è, diciamo, l'argomento clou, ma soprattutto ci serve per sensibilizzare ancora di più i cittadini e amici del Movimento 5 Stelle che sul nostro comune, diciamo, fanno fatica ad uscire fuori, a farsi vedere, a darci una mano per compattare e rafforzare ancora di più il nostro gruppo, che è piccolo ma compatto. Premetto che è vero che 5 anni fa il nostro gruppo era un gruppo abbastanza giovane. Abbiamo fatto degli errori di gioventù come tali, ma adesso possiamo dire che siamo cresciuti sia anagraficamente che politicamente. Abbiamo l'opportunità di confrontarci con senatori, deputati, sindaci, consiglieri regionali, quindi siamo cresciuti anche politicamente. Adesso però chiediamo soprattutto ai cittadini di Montebrandone di darci una mano, soprattutto dal punto di vista di gruppo, non solo esclusivamente alle politiche che prendiamo il 45%, ma le amministrative del prossimo anno chiediamo di mettersi in gioco, di metterci la faccia, come stiamo facendo noi. Grazie.